I calcianti scaldano i muscoli per l'ottava edizione dell'antico torneo della Pallagrossa, che anche quest'anno si terrà in Piazza del Mercato Nuovo, nei giorni 6, 7, 8, 12, 13, 14 settembre. Intorno alle due semifinali del 7, dove alle 18:30 i rossi di Santa Trinita sfideranno gli azzurri di Santa Maria e alle 21 i gialli di Santo Stefano affronteranno i verdi di San Marco e alla finale del 14 settembre delle 21, la società La Platea, in collaborazione col Comune, ha organizzato anche una serie di eventi legati allo sport. L'idea è quella anche negli anni appunto di sempre farla diventare di più una festa dello sport pratese, e, visto che Musi ha già anche concerti precedentemente in Piazza del Duomo, e, per cui saranno presenti vari eventi, per ora ce n'è in programma tre, però potrebbero anche aumentare, collaborando con varie associazioni qui di Prato, soprattutto per i momenti Gispi e la Calcianese, per cui le serate in cui non ci saranno le partite, l'arena sarà comunque aperta. L'obiettivo è di raggiungere, come per la scorsa edizione, i 4.000 biglietti venduti. I biglietti saranno in vendita presto, e ci sarà un punto di distribuzione di vendita dei biglietti e poi saranno possibili acquistarli il giorno della partita. Ma c'è anche una novità. Il gioco, diciamo, che vedo che a livello nazionale comincia a pigliare interesse, potrebbe essere in futuro anche da organizzare all'interno della manifestazione, anche delle amichevoli o un piccolo torneo sempre a livello amichevole anche con altre squadre. Penso sia un'onda da cavalcare, ecco.